Dal Vangelo secondo San Matteo, lode a te, o Cristo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il regno dei cieli con il Padre vostro. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella camera tua, chiudi la porta e prega al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria di sfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore, loda a te, o Cristo. All'acclamazione al Vangelo, se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Dal Salmo responsoriale, il Salmo 111, beato l'uomo che teme il Signore. E dalla prima lettura, e dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, Dio ama chi dona con gioia. Ed è proprio così, Dio ama chi dona con gioia. Fare un atto di carità, come dice Gesù, senza dire niente a nessuno, perché solo Dio deve vedere, e poi lo doni in maniera, diciamo, non molto felice, è meglio che non la fai l'elemosina. Per farle un esempio, chiaramente bisogna donare con gioia, senza ricevere niente in cambio, ma farlo con amore, con la carità, perché se no salterebbe tutto. Così vale per la preghiera e così vale per il digiuno, che nessuno sappia niente, ma solo Dio Padre Onnipotente. Sia lodato Gesù Cristo. E Ave Maria.